E adesso apriamo la pagina sportiva parlando di ciclismo con Giulio Ciccone che volerà a Tokyo per partecipare ai Giochi Olimpici con la nazionale. Prima tappa prevista il 24 luglio per il corridore teatino 26enne che tra l'altro è stato uno dei protagonisti del recente Giro d'Italia. Si tratta di un sogno che si realizza. Ciccone ha detto: "Sono orgoglioso di rappresentare l'Abruzzo". E allora proprio di questo vogliamo parlare con Enrico Giancarli, collegato già in diretta con noi. Enrico, buongiorno, allora raccontaci tutto. Sì, ciao Anna, buon pomeriggio, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8 per parlare di ciclismo e della splendida convocazione del teatino Giulio Ciccone per le Olimpiadi di Tokyo. La prova è in linea, si correrà il 24 luglio, il circuito molto impegnativo intorno al Monte Fuji, quasi 5.000 metri di dislivello, dunque sarà un percorso per uomini abituati a lottare ad alta quota. Con Giulio Ciccone ci sarà sempre della Trek Segafredo Vincenzo Nibali, ci sarà Alberto Bettiol, vincitore della tappa del Giro a Stradella, Team Education First, ci sarà Gianni Moscon della Ineos e Damiano Caruso che ha fatto sognare tutti gli italiani al Giro d'Italia, Team Bahrain. Giulio Ciccone sarà capitano? Punto interrogativo. Visti i nomi, saranno cinque capitani, ma è ancora presto per poter parlare di strategie. Di sicuro, vista l'altimetria del percorso, sognare in grande non è poi proibito, considerato anche che Giulio Ciccone ora sta molto bene, si sta allenando a Livigno e sta rifinendo dunque la preparazione. Soprattutto Giulio Ciccone, visto nelle prime 2 settimane del Giro, può davvero arrivare fino in fondo in questa prova olimpica che, ripetiamo, Anna, ci sarà il prossimo 24 luglio e con Ciccone, Vincenzo Nibali, Alberto Bettiol, Gianni Moscon e Damiano Caruso. Dunque un altro piccolo pezzo d'Abruzzo nel magnifico ingranaggio a 5 cerchi delle Olimpiadi. È tutto, Anna, ti restituisco la linea a te.